Jody Tonno, Graziano Galatone, Vittorio Matteucci, benvenuti. Presto. Che giornata, amici miei. Eccoci. Buongiorno, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Buon pomeriggio a voi. E peraltro, così ho annunciato Notre Dame de Paris come un orgoglio italiano. Dio solo sa quanto abbiamo bisogno oggi di condivisione. La musica è sempre un elemento di grande condivisione, di grande unità nei popoli. Pensate, in quanti paesi siete stati? Tanti, 13 paesi in tutto il mondo. Le traduzioni sono 9 lingue. Tradotto in 9 lingue, 5.000 e passa repliche, milioni di spettatori, un successo planetario davvero. Clamoroso. Sì. E si celebrano i 20 anni, giusto? Quindi adesso ripartite. 20 anni italiani. I 20 anni italiani, ok, giusto. E, peraltro siete, allora abbiamo Jody Tonno nel ruolo di... Quasimodo. Graziano Galatone nel ruolo di... Febo, che è il capitano, il bello, diciamo. È il soldato. Che si innamora di Esmeralda, della quale è innamorata anche tradisce Fiordaliso, Quasimodo. Tradisce e poi abbiamo Vittorio Matteucci nel ruolo del perfido. Il cattivo, sì. L'arcidiacono Frollo. Ecco. La storia ce la ricordiamo, no? Perché poi fa parte anche quella della nostra tradizione culturale. Questa Esmeralda che arriva a sconvolgere le vite di questi personaggi, la vita di... Esmeralda che anche lei è una diversa, tra virgolette, perché è una zingara, si diceva all'epoca. Sì. È una storia fondamentalmente di emarginazione, perché appunto ci sono, come hai detto bene prima della clip, persone che rivendicano un posto nel mondo, Quasimodo emarginato per la sua disabilità. C'è questo contrasto tra il potere ecclesiastico e il potere politico, insomma è una storia densa di, direi, di tematiche, ahimè, ancora attuali. Contrasto e commistione. Anche. E commistione. E poi il potere politico. Esatto, ogni personaggio è legato a una parte di società, no? Del mondo, quindi appunto i clandestini, il potere, i diversi, ed è molto attuale e lo sarà per sempre, perché... E forse il successo, del romanzo è ovviamente, diciamo, è come Promessi Sposi, no? Sono questi romanzi che non... Classici, sì, ma che non muoiono mai. Un archetipo. No? Esatto, un archetipo, bravo. E poi il musical va su quella scia. Fate parte del cast originario, giusto? Esatto, sì, da sempre. Come vi ritrovate, Joe, a ritornare nei panni tu di Quasimodo? Con qualche dolore in più, perché gli anni passano e quindi, sai, fare il gobbo adesso dopo 20 anni. Ma come si fa il gobbo? Infatti, cioè, come è raffigurato? Cioè, tu canti con un peso Io canto, sì, diciamo che il vestito mi aiuta, però ho tutta una postura, ovviamente, proprio sono storto. Poi magari vi posso fare anche vedere come... Guarda, come intanto lo vediamo in nella clip. Adesso lo vediamo nella clip intanto. Visto sotto la sua gonna d'argilla, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le staglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Tu hai paura di me, piccola Esmeralda? No. Sei il mio amico per la vita. Io ti lascio un fischietto per potermi chiamare. Di giorno mi nasconderai qui, ma potrò andare in giro la notte sui tetti della cattedrale, sotto le stelle. È bello. Bellissimo. Notre Dame è bello, questo è sicuro. Che cosa ti ha insegnato Quasimodo o Quasimodo alla francese? Proprio la dolcezza e anche la forza di questo personaggio in questi anni che lo hai portato sulle spalle, letteralmente. Guarda, spesso mi chiedono qual è stato il mio approccio nei confronti di questo personaggio. All'inizio, sai, 20 anni fa pensavo a renderlo bene esteticamente sul palcoscenico e quindi ad essere credibile nelle movenze, nella vocalità, eccetera. Poi con gli anni ho dato più peso all'interiorità e al messaggio che lanciava questo personaggio, del non aver paura della diversità, di chi ha una condizione, vive in una condizione così di estrema emarginazione.
Questo poi è stata anche la chiave con cui, diciamo, sono riuscito anche a superare questi 20 anni, perché in tanti anni, tante repliche, siamo arrivati a quasi 1000 repliche noi. Solo voi. Solo noi. Ma voi avete anche nel musical, quando è andato in Inghilterra, è andato con voi o è andato con il cast con inglese? Il cast in, quindi tradotto, in inglese, quindi, sì, diciamo, madre. Un musical italiano che diciamo debutta a Londra. Sì. Infatti è stato accolto con un po' di freddezza iniziale, perché loro sono ovviamente... Sì, perché a Londra si usa molto l'orchestra e sì, noi invece lavoriamo su base per un fatto di... sai, Londra è una città dove ospita il musical fisso, lì invece l'Italia ha il teatro itinerante, quindi trasportare un'orchestra, trasportare più costi, è più complesso, quindi questa cosa un po' agli inglesi non gli stava molto bene. E quindi il tuo quasi... Scusami, che mi dispiace che ancora oggi questa diversità venga vista così con tanto sospetto ed astio, a volte non si accetta il prossimo diverso da noi, c'è questa tendenza all'omologazione che sinceramente mi rattrista molto. Noi parliamo del Medioevo, sono passati 600 anni, 700 anni. Sì, romanzo dell'Ottocento, ovviamente. Però sì, certo, la storia è ambientata nel... Perché peraltro poi la cosa bella di Notre Dame de Paris è che, diciamo, il tra virgolette mostro, ovviamente uso i termini, certo, archetipici, sì, no? Sì, sì. In realtà è l'unica persona buona che c'è in tutta la serie. Decisamente. E questo suo essere buono lo fa amare dall'altra persona buona emarginata, sì, che è Esmeralda. Sì, è un po'... E quindi, diciamo, ci fa crescere un po' tutti. C'è una bellissima canzone di Samuele Bersani che, sì, si intitola Il mostro, dove alla fine lui dice proprio... Questo mostro, però, ci sono tante persone intorno a questo mostro che ha pure 6 zampe, però che sono molto più mostri di questo mostro. Quindi questa è un po' la chiave, no, di lettura di questo grande spettacolo. Ecco, e invece Febo, diciamo tu, Febo, cioè appunto Galatone, e tu... Diciamo, sei tornato, tu nella vita facevi il percussionista, come ti ha cambiato? Io facevo percussionista, ho cantato con molti musicisti, con Umberto Smaila, suonato con Edoardo Vianello, però frequentando gli stessi studi, grazie a Francesco Recco, che era quello che curava tutte queste serate, ho avuto la possibilità di sapere di questo provino, che non conoscevo sinceramente perché ero fuori dal mondo del musical. E allora mi sono lanciato e sono stato subito beccato, perché poi mi dicevano che ero stato subito individuato da Riccardo, inconsapevolmente. Adesso mi raccontate di Riccardo, perché la musica è sua, e quindi anche per farci un regalo di dolcezza e di intensità, vediamo un po' di canzoni di Riccardo Cocciante in questo medley. E adesso spogliati! Come sai fare tu? Ma non illuderti, io non ci casco più, tu mi rimpiangerai, bella senza anima. Perché Margherita un sogno, perché Margherita il sale, perché Margherita e non sa che può far male. Io rinascerò senza complessi e frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni. Se stiamo insieme ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. Siamo insieme, qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai. Il rapporto con Cocciante. Ah, beh, inizio vai, io? Vai. Ma è una persona molto professionale, timida, chiusa, e diciamo che non esiste fuori dallo spettacolo, ci vediamo solo per occasioni di lavoro, perché ripeto, è una persona a cui piace stare molto nella sua intimità, perché ha lavorato molto, lo salutiamo, siamo fieri di lui. Sì, in questi giorni a Roma, perché stiamo preparando appunto
E poi, risentendo queste canzoni, che dire, è un grande artista. Sì. Ecco. È un po' come uno se lo immagina, cioè Riccardo se lo immagina al pianoforte, che compone, che canta, ed è così, nella sua introversione, nel suo mondo, però è bello perché ha il suo modo di esprimerti le emozioni. Memo, l'hai conosciuto Riccardo Cocciante, tu? Potrebbe anche venire a trovarci, visto Babba, che... tu l'hai conosciuto di persona oppure no? Sì, sì, di persona. E sì, che ricordo hai di Riccardo? Bellissimo, ci siamo anche messi a suonare qualcosa insieme, è stata molto, un'esperienza molto bella. Anche giustamente, come dicevano loro, molto chiuso, molto timido, non è ironico come persona, però ha un suo carattere, ha un suo modo di essere. È chiuso, che è chiuso e timido come te, Memo. Esatto. Però comunque basta dargli un pianoforte che diventa il leone che conosciamo tutti. Dimmi, Jessica. Lui mi scelse nella sua squadra, io partecipai a The Voice of Italy nel 2013 e lui mi prese con sé. E quindi ho avuto anch'io, sarebbe una perfetta Esmeralda. Ho avuto anch'io, grazie, il piacere di lavorare con Riccardo Cocciante. Ed è assolutamente, vabbè, lo conoscete molto meglio di me, è una persona molto professionale. E tornando al ruolo di Quasimodo, adesso, allora, prima volevo capire perché tu dici mi sento frollo, si chiama lui, no? Perché ti senti frollo? No, mi sentivo, quando io ho fatto questa incredibile avventura delle audizioni che durò un anno e mezzo. Allora noi ci troviamo alla prima, alla seconda, ogni volta arrivavano 500 frolli nuovi. Era una bella gara. All'ultima audizione mi chiesero addirittura 4 personaggi, maschili ovviamente, e tra questi 4 c'era Frollo, che era il mio amato. E dissi, perché amavi questo ruolo così? È ricordiamolo, lui è un arcidiacono divorato dall'amore di Esmeralda, però poi alla fine la condanna a morte. Lo so, ma per forza. Non potendola avere. Non potendola avere. Quindi non l'ama. Torniamo sempre al solito discorso, il femminicidio è universale da purtroppo. È così, è il possesso dell'uomo verso la donna, non la puoi vedere, la uccidi. Infatti il suo amore non era questo. Non è cambiato nulla. Era possesso, fra l'altro lui non lo poteva neanche riconoscere, perché nella vita aveva vissuto soltanto la fede e la scienza, la religione e la scienza. Quindi quando viene colpito da questa cosa, viene proprio massacrato. E questo aspetto umano anche del personaggio del cattivo lo fa diventare anche un po' forse, non simpatico, ma fa avvicinare le persone a questo... E si un po' di tenerezza, dici, si fa chiedere qualcosa. Qualcuno si chiede, ma come mai questo mostro di cattiveria è anche così innamorato? Ma non è innamorato. Non è innamorato, però lui non lo sa. Comunque no, sì certo, poi ovviamente qua si apre tutto il capitolo, no, di che cos'è l'amore, dei femminicidi, eccetera. È evidente che però per un artista interpretare un personaggio così sfaccettato è una sfida enorme. Comunque, Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, è rimasto nella storia anche dell'ironia e delle imitazioni e ha sedotto anche il nostro grande, amatissimo Fiorello, che salutiamo con tutto l'affetto che merita e ve lo facciamo vedere. Oh, il chihuahua. Non farò mai più il gobbo di Notre Dame. Perché dovremmo prendere in giro una persona così? Lo sai quanti problemi c'ha? Ma lo sai quanti problemi c'ha? Immagino. E c'ha Frollo, sì. che viene di Frollo, quello dei biscotti che, sì. Che gli dice tutti i colori. C'ha una donna che neanche lo pensa. Cioè Esmeralda, Esmeralda. Tu come saresti tu se una donna non ti desse... Ecco, l'amore. Diciamo, sarei triste. Saresti. E lui, poveraccio, e lo sai perché lei non sta con lui? Perché non lo vuole. E lo sai perché non lo vuole? Tu lo sai? Perché è brutto? No, perché non ha un posto fisso. Ah. Cioè, oggi, ragazzi, siamo nell'era digitale, internet, ancora i campanari che hanno la corda, basta che vai, guarda, te lo dico io, c'è il sito www.frammartino.din.don.dan e fai qualsiasi cosa, cancelletto, campana a morta. E per poi farle cantare le canzoni che ho imparato. Io le costruirò in silenzio, che nessuno non lo faccia. Era fantastico. Stasera vado io, Gio. Ci ha fatto, devo dire, una grande pubblicità in quel periodo. È vero. Però aveva ragione. Ma è venuto pensa che io sono andato a fare il provino da Riccardo, già gobbo.
quindi sembrava un po' Fiorello. Sapevo che cercava un gobbo, ho detto mi presento già gobbo. Io ho fatto il provino davanti a lui al teatro Ambra Iovinelli, uno dei è stato l'ultimo dei sette, otto provini. È stato il primo incontro con Riccardo, poi, perché prima avevamo fatto solo incontri con responsabili del casting, eccetera. E quindi io ho detto, ma vabbè, adesso mi vado gobbo. Sono entrato proprio gobbo, cioè ho cantato tutto il tempo così. Cioè, ma solo con la postura? Solo la postura, ho cantato così e sono rimasto, la cosa, ero talmente dentro la parte che sono rimasto ad attendere il verdetto da Riccardo, così. Sono rimasto così e lui mi ha detto queste parole. Adesso... Devo ancora lavorare con lui, quindi non posso Riccardo ti ama follemente. Riccardo che sia impegnato in studio, quindi però Riccardo sei il numero uno, più bravo, mi disse ti ama questo follemente. Mi disse, mi hai dato una grande emozione, ma sai cantare anche eretto? Io sono rimasto così e quindi mi sono lì. Però tu felice? No, felicissimo. Pubblicità e poi ci ritroviamo. Siamo per assistere ad un grande momento di musica, preparate i fazzoletti perché l'emozione sarà forte. Gio Di Tonno, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci in Notre Dame de Paris. Bella, la parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi, lei. È un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. C'è in me il dolore di un amore che fa male e non mi importa se divento un criminale. Chi è l'uomo vivo che potrebbe rinunciare sotto il castigo poi di tramutarsi in sale? Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Sotto la sua gonna d'agità, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Qui crolla il tempo delle tutto nel cuore di questa cattedrale che è poi il tempio dell'Europa, è un tempio tutto nostro, vi ricordate nel 2019
ci fu il rogo del tetto. Voi cosa avete provato? Sgomento. Quella era anche un po' a casa vostra. Sì, assolutamente. Per noi rappresenta un simbolo importantissimo e quindi ci siamo sentiti subito al telefono. Messaggi che arrivavano e noi non sapevamo cosa rispondere. Per fortuna, guarda, per sdrammatizzare, una mia vicina di casa, quando ha sentito dell'incendio, mi ha detto: ma adesso che hanno incendiato la cattedrale, dove lo fate lo spettacolo? Per fortuna, insomma, ci abbiamo tutti sgomenti. Le rivediamo quelle immagini. 2019, 13-15 aprile. Con tante pietre e tanti giorni, con le passioni secolari, l'uomo ha levato le sue torri, con le sue mani popolari, con la musica e le parole, ha cantato cos'è l'amore e come vola un ideale nei cieli del domani. Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica, poesia, tutto sale su verso le stelle, su mura e metrame, la scrittura e architettura. Allora, cioè, abbiamo un bel quiz, caro Massimo. Ma ce l'abbiamo assolutamente, come no? Vai, Romina. Almeno impariamo qualcosa. Esatto. Eh? Perché no, io non avuto... difficile, spero, perché noi siamo... Io sono spietato. Vi do una notizia. Penso che in... Quanti quiz abbiamo fatto? Da novembre che li facciamo, due o tre volte avranno indovinato in tutto. Capito? Allora, i casi sono due. O sono tutti ignoranti o lui è cattivissimo. Propendo per la seconda ipotesi. Dipende dall'argomento. Perché... Io da sono cosa cattivissimo, si però in questo caso, onestamente, devo dire la verità, Serena. Io loro li ho visti cantare all'Arena di Verona, 2019, e sono un grande fan. So che però anche loro sono grandi fan del quiz, per questo ho una domanda per voi, naturalmente su Notre Dame. Allora, dobbiamo mettere già in croce così, vabbè. Eccola qua, la domanda è questa. Ve la leggo subito. Nella piazza su cui si affaccia la cattedrale di Notre Dame, un'iscrizione sul pavimento indica cosa? Indica il chilometro zero delle strade di Francia, oppure il luogo dove Napoleone fu incoronato imperatore, oppure la posizione della ghigliottina durante la Rivoluzione francese o l'ingresso al mercato di fiori e uccelli. Consultatevi se volete fra di voi o anche con loro con gli effetti stabili. Avrei già forse la risposta. Mi pare, però non lo so, adesso mi consulto con loro. Facciamo così come fanno, ci facciamo. Non è un segreto, anche apertamente. Il mercato dei fiori, secondo me. L'ingresso del mercato dei fiori. Questa è una domanda trabocchetto. Vai. Napoleone, così, secondo me il mercato dei fiori. Avete già una risposta senza consultarvi con alcuni esperti? Non possono essere. Ma gli esperti loro? Ma quali esperti? Però... Siamo esperti di sbagli, quindi se volete sbagliare... Allora, diciamo, la dottoressa Carisi dietro di me dice che che loro sono esperti di sbagli, che è una frase però bellissima. È bellissima. Posso dire che se essere esperti di sbagli... Come? Non è facile. No, e peraltro se ognuno facesse tesoro dei propri errori, vivremo meglio. Come l'esperienza è il nome che ciascuno dà ai propri sbagli, per cui come diceva, chapeau ai nostri affetti stabili. Il grande Pino Caruso diceva: io ho un'ignoranza enciclopedica, non so un po' di tutto. Quindi insomma, ma il saggio allora è quello che sta di non sapere, come dicevano i greci. Vabbè, basta, chiudiamola qua. Quindi, miei cari, ho bisogno di una risposta. Senza occhiali, però. L'ingresso al mercato di fiori uccelli e degli uccelli. L'ingresso al mercato. Sono riuscito a ingannare anche voi. È sbagliata. Non vi siete sbagliati completamente, perché proprio a due passi da Notre Dame, in effetti, nella piazza dietro, c'è il mercato di fiori e uccelli. Ma non nella piazza. Esatto. Nella piazza c'è una rosa dei venti sul pavimento, dovremmo avere anche la foto, che indica il chilometro zero delle strade di Francia. Era quello. Abbiamo sbagliato. Vabbè, quindi abbiamo sbagliato per metà. Tutte le strade, le distanze vengono calcolate direttamente da lì. Quando si dice quanto dista Roma da Parigi, si intende da quel punto. Ma tu in quanto arcidiacono, però... casa tua. Ma anche tu in quanto campanaro dall'alto l'avresti dovuto vedere. Dall'alto non vedo... non sapevo che hai ragione. Anche tu ci vivevi, io ero in passaggio lì. Mezzo orbo, sono tutte scuse. Anche...
anche le altre alternative. Grazie. Prego. Vabbè, dai, il nostro sorriso c'è sempre per voi. Gio, tu hai vinto un Sanremo proprio con Lola Ponza. Sì. Giusto, che canta con te Smeralda. Esatto. Cosa ricordi di quel Sanremo? Che anno era? 2008. Un'esperienza bellissima, ci siamo divertiti tantissimo perché eravamo abituati già a girare nei teatri. Abbiamo detto, per non farci prendere dall'emozione che c'è a Sanremo con le telecamere, insomma, abbiamo detto facciamo finta di essere un teatro qualunque, come siamo abituati, siamo stati abbastanza sciolti. Diciamo. E noi abbiamo la nostra vincitrice di Sanremo qui, sempre affetto stabile, sempre. Che ci canta qualcosa. Che cosa avete preparato con Memo? È una cosetta. Il nostro magico duo. Abbiamo Morlacchi Remigi. Abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio a Riccardo Cocciante. Certo. Mi sembra perdonerà giusto. Il maestro Cocciante, che saluto. Sarà felicissimo. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei sta già dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Perché questa lunga notte non sia nera più del nero, fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Oh, mi manchi, sai. Mi manchi, sai. Oh, mi manchi, sai. Bravi! Bravi. Quindi, Notre Dame, da quando è che ricominciate? 3 marzo. Da Milano, saremo un mese agli Arcimboldi e poi gireremo tutta l'Italia almeno fino a dicembre e poi chissà, magari anche dopo, perché stiamo, grazie a Dio, vendendo tantissimo. Credo che si senta la voglia di tornare in teatro. Sì. E siamo felicissimi è di questo. È importantissimo. A maggio saremo a Roma, ricordiamolo. Quindi a maggio a Roma. Si va su Google, dove vi pare, insomma, trovate tutte le date. Sì. E Gio, ci fate un ultimo regalo? Volentieri. Al pianoforte? Assolutamente sì. Allora ne approfitto, posso di fare un bellissimo dedicarla a David Zarda, al grande David Zarda, che è stato il produttore storico del nostro spettacolo. Esatto. E maestro, mi permetta. Che ci manca tantissimo e quindi la dedichiamo. Quando io ero ragazzina andavo a vedere tutti i concerti degli artisti inglesi, tutti portati da David Zarda, tutti è vero? Zarda, sì, tutti e adesso un'eredità grandissima a Clemente. Facciamo anche a lui un... E finiamo, vi salutiamo noi con la canzone proprio finale, quella che chiude lo spettacolo. So che è anche un brano complesso da suonare al pianoforte. Un pochino, no? Perché cambia un po' di tonalità, ma ce la però faremo, ce la faremo. Fa, insomma. Ascoltatelo bene, grazie. Balla mia Esmeralda, canta mia Esmeralda, balla ancora amore mio, mi sento solo da come.
Grazie. Grazie a tutti, grazie dell'ospitalità. Grazie davvero, Gio, Vittorio, Graziano. Abbiamo tanto bisogno d'amore, di musica e di stare insieme. Buon vento. Grazie. Viva Notre Dame.